Uè, uè. Si sente tutto? Sì. Ok. Buon pomeriggio. We are back in streaming. Oh sì. Dab, dab, dab. Aria fa cose. Mao. Ah! Un killer. Un killer assassino. Guarda, cioè, un attimo che l'ho toccata, eh. Questi sono peli. È schifo. Qualcuno di voi ha un gatto? Ma vi spelate a voi in giro? Buon pomeriggio a tutti. Benvenuti in questa nuova stream. Per chi c'è stato questa mattina, già sa dove andremo quest'oggi, dove ci avventureremo. Cosa andremo a sperimentare? Giocheremo, come avrete letto dal titolo, ad un film interattivo. Il che è una cosa strana. Se tipo vi è capitato di vedervi la puntata di Black Mirror, che si chiamava Black Mirror Bandersnatch? Boh. Praticamente potevate scegliere il destino dei personaggi. Potevate fargli fare delle scelte che di conseguenza vi facevano vedere un determinato scenario, ok? Qua c'è questa cosa, ma in più possiamo non so bene come dirvelo, possiamo interagire con il mondo, per dire.
ci sta una scena in cui siamo davanti ad una porta, ci sta lo spioncino della porta, noi possiamo mettere il dito fisicamente, perché si può giocare da telefono, mettiamo il dito e si apre, roba del genere. Ora, andiamo un pochettino a sperimentarlo insieme. Mi è capitato qualche giorno fa, se lo volete, è gratis. Cioè, no, scusate, non è gratis. Ma non ho capito, cioè... costa 10 euro sul PlayStation, su PlayStation Store. È un'esclusiva PlayStation annunciata qualche giorno fa. Io volerei direttamente, subito. Non so benissimo la web dov'è che vada messa. Sì, esatto, è Erika. Erika. Allora, diciamo così... È vera la notizia dell'accordo Sony Disney 30-50? Sembrerebbe di sì. Mentre invece il 50-50 era una falsa notizia diffusa appositamente da Sony per far sembrare che lei fosse quella buona, diciamo, della storia. Anche se già vi ho espresso la mia opinione. Però questa cosa comunque, in ogni caso, anche se loro volevano dipingere la Disney come quelli cattivi, gli si è ritorta contro. Quanto dura il film? Questa è una bella domanda, perché onestamente non lo so. Cioè, non mi sono informato più di tanto per non avere spoiler. Ma comunque, il gioco ha anche, abbiamo visto prima con il fazzone, ha un totale di 34 trofei e anche un platino. Guarda quanti trofei, tutti i trofei e un platino. Quindi probabilmente tutti questi trofei sono basati sulle varie scelte che si possono fare. Di conseguenza, se uno volesse farsi il gioco al 100%, ci sarebbero molte opzioni che possiamo seguire, che possiamo intraprendere. Allora, io direi di iniziare subito. Non so benissimo la web dove la possiamo vedere, dove la possiamo mettere. Certo, voglio che l'ho visto, l'ho già messa su Instagram questa mattina appena mi sono svegliato, nelle storie. No, Black Widow, non lo vogliamo sapere. Allora, dovrei fare tutte le combinazioni possibili. Esatto, quello dico. Ah, il problema è che... Il problema è che per fare il platino non ci sta la selezione dei capitoli. Allora, gioca usando il tuo smartphone, perché questo gioco, per questo film, per interagirci, abbiamo... Intanto impostiamo qua il giochino Erika. Per interagirci sto mandando delle patatine, perché dato che stiamo guardando un film, volevo prendere le popcorn, poi abbiamo optato per le patatine. Per interagire abbiamo due metodi. O giochiamo utilizzando il controller, quindi il touchpad della PlayStation, oppure utilizziamo il nostro telefono. Quindi ora, aspettate, rimetto un attimino un po' di musica, che devo abilitare l'applicazione, perché io me la sono scaricata, qualche giorno fa non c'era. E vediamo un pochettino. Allora, qua dice scarica l'app, l'abbiamo già fatto. Verifica che il tuo smartphone è... Ecco. Lo facciamo subito appena mi si pubblica la storia su Instagram. Faccio sto platino. Ma qualcuno di voi l'ha giocato? O magari lo avete solo visto? C'è qualcuno che già l'ha provato? Beh, molto bello, però la scomodità è che giochi solo col touchpad. Per quello penso che sia più comodo giocarlo col telefono. Proprio perché lo giochi solo con il touchpad. Giocato fino a ieri, ti è piaciuto? Ti è piaciuto? Ok, allora. L'applicazione Erika. Avevo pensato anche di farvi vedere l'applicazione. Ciao Niccolò. Di farvi vedere l'applicazione all'interno della stream. Però alla fine non ha senso, perché è solo io che tocco e poi quello che faccio ha effetto sul gioco. Quindi basta guardare il gioco film e facciamo tutto là. Alla fine del gioco si scopre che Zano tradisce Jimmy con Blur. Ma... Allora, play. Ah, visto? Mi ha riconosciuto. E qua ci sta il coso. Per accessibilità, sottotitoli e altre opzioni, metti in pausa il gioco toccando l'icona in alto a destra sul telefono. Ah. Ok. Questa è una storia interattiva. Le tue scelte costituiscono una delle tante prospettive. Non c'è un singolo percorso che contenga tutte le risposte. Ok. Allora, qui, questa cosa l'avevo vista perché io da qui ho iniziato tutta la cosa. Vedete? Questo qua sono io, che a mano lo apro. Ora non so se la web vada bene qua sotto. Costa 10 euro sullo store, ragazzi. Cioè, proprio... Vedete? Più lo muovo... Molto figo.
E ora lo dovremo poter accendere. E lei dovrebbe essere Erika. Sposto la cam dove? Se sapete dove andrebbe messa, ve la sposto. Però al momento non lo so. Ok, abbiamo acceso una candela. Ah, è tipo una lampada. Da quanto l'ha iniziato? Adesso, però, è la prima cosa che abbiamo fatto. Ha ruotato. Allora, stiamo abitando. In alto a destra? In alto al centro? La scena? Aspetta. Il nostro punto di vista. Ho scelto dove farla andare. Dobbiamo mettere la testina. No, che figata. Dobbiamo rigirarla tutta. Cazzo, la volevo mettere piano piano. L'audio si sente bene, raga. Sono persone vere, raga. Non è grafica di gioco. È un film. Per quello vi dico che è un film. È tutto registrato con le telecamere. Erika. Vi metto i sottotitoli. Allora, sottotitoli sì. Ok. Non dovresti giocarci, è pericoloso. Io la metto in alto a destra che magari copro. No, non è un horror, è un thriller. È un thriller. Ve la metto in alto a destra, raga, che sennò magari sotto vi copro i sottotitoli. Ok, sei pronta? Mamma e io ci incontrammo tanti anni fa in un posto chiamato Delphi House. Ok. Quindi gli racconta come sono Era conosciuti, un'infermiera penso. e io un dottore. L'infermerina e il dottore, eh? Che figata. Di notte ci raccontavamo storie. Lei mi parlava del futuro. Cose meravigliose. Cose che solo lei vedeva. E quindi poi si sono sposati. E poi sarà nata lei, però magari è Le morta per il parlavo del parto. passato, di una grande sacerdotessa, col marchio di una farfalla, che nel fuoco poteva vedere il Eccola che è futuro. incinta. Le dicevo che era magica, come la sacerdotessa. Credo che anche tu sia magica, ma dovrai provarlo. Scegli una foto, quella che preferisci. Che foto volete scegliere? Dai, scegliamo insieme. Allora, quella a sinistra, che lei è infermiera, mi sa moltissimo tipo di un manicomio, tipo, come si chiama? Il film Shutter Island, tipo. Mi sa moltissimo di uno Shutter Island. Io opterei più per o quella centrale o quella a destra. Sinistra, sinistra, destra, centro, in mezzo, sinistra, prima, centrale, prima, sinistra, destra, sinistra, l'ospedale psichiatrico, centrale, centro. Mi pare che andate tra sinistra e centro. Centro, la prima, sinistra, sinistra, centrale, centrale. Sì, sarebbe buono creare uno straw poll, in effetti. Vogliamo creare uno straw poll ogni volta che c'è una scelta, regà? È che magari diventa troppo lunga come cosa, capito? Sinistra, se, mi pare che è quella che dite di più. Andiamo di sinistra. E mo come la scelgo quella di sinistra, però? Vediamo, magari per le prossime scelte facciamo Si muove la foto. Ora chiudi gli occhi. E concentrati.
Capito, Luca, è quello che dico. Il potere dell'antica sacerdotessa. Se ogni volta fa mostro pollo è lunghissimo. Ciao, Salmo. Prova di nuovo la mano. Cerca di indovinare dov'è la tua preferita. Ambaraba, cicci, coccò, tre galline sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò. Ambaraba, cicci, coccò, centro. Ah no, ah, rip. Che disastro. Su me sta a destra. Sarà sempre con te. Ricordatelo, anche se non è qui. È sempre parte di te. Lei ha una voglia. Ma su me c'entra qualcosa questo fatto che, che dica la sacerdotessa? Mi sa molto tipo di se potessi strega e vedere il futuro. Che ha qualche potere magico. Già l'altro giorno ne abbiamo parlato con Zano, Rebecca e il Fazzone. Tra se si dice civetta o se si dice galline. Io ho sentito entrambi. Tipicamente io dico galline. Penso che sia magari una cosa di Roma dire galline piuttosto che civette. Questo è il padre morto, quindi è il futuro. Cioè, vedete che figata. Cioè, io questo vi dico, questa roba non si è mai vista in nessun film, gioco. Ah, tipo un rito satanico. Qualcuno con una pistola? Dormammu. Un coltello insanguinato. Cazzo. Ho capito. Secondo me. Ciao Za. What's up? Lo posso fare. Lo devo fare adesso o lo posso fare dopo? Visto che mi viene tipo una foto di un pop, però mo non l'ho aperta. Secondo me. Io non lo so, eh. Ma allora apriamo il rubinetto. Secondo me. Ok, dopo la guardo. Secondo me quella che ha sparato era Erika. No, no, stai a scherzare. No, stai a scherzare. No, gli ho fatto il sorrisino. Che figata! Allora, questa qua quindi è lei da cresciuta. Ah. Sicuramente ci chiede come dobbiamo affrontare il... È Emilia che va più da giovane, è simile. Come affrontare... cioè... Cosa fare riguardante il sogno. Ah, lascia perdere, non lo voglio fare. Sarei più indeciso tra affronta e rassicura. Vorrei fare affronta e rassicura. Tra queste due, vi do queste due opzioni. Affronta e rassicura, quale volete fare? Solo queste due, eh. Lascia perdere e giustifica, ora non le voglio fare. È molto simile a Daenerys, è vero, lo ammetto. Io sto giocando con il telefono, perché c'è l'applicazione. Però se volete, potete giocare anche dal pad. È... tramite il touchpad, appunto, è un'esclusiva PlayStation e usano quello. Sembra anche Ellie di The Last of Us, sì. Rassicura. Che facciamo rassicura? Non è stata colpa tua. Onesto, Cri. Ah, non si vedeva affronta. Ah, scusate. Allora... E qua incappiamo in una problematica. Dov'è che volete la web? Al centro? Cioè, qua. Al centro sopra?
La volete? O al no, centro sotto ci stanno i sottotitoli. Quindi al centro sopra. Oppure ve la posso mettere qua. Ciao Canni, grazie mille per i bits. Da nessuna parte. Ok. Centro alto. In basso al centro ci sono i sottotitoli, quindi no. Sono messo sopra. Vediamo se ho già la scena predefinita. PS4. Alto, centro, destra. Cazzo, non ce l'ho. Al centro dello schermo. Ciao Luca. Allora, aspettate. E mo va. Devo capire. Allora, qua. Voi volete. Star centro? Proprio per un cazzo. Più o meno così. Vediamo, eh. Vediamo se va bene. Non lo so se va bene. Proviamo. Allora, riprendi. Ah, qua ci sta la cosa dello spioncino. Vedete? Quello che vi raccontavo nelle storie di Instagram. A seconda di come lo muovo. Oh. Ah. Vediamo un po' se copriamo qualcosa qua sopra o se. Ah. Questa sarà la nostra vicina. No, raga, semplicemente ve la tengo negli angolini. Ah, chiudi o togli il lucchetto? Chiudo. Mette paura. Non voglio aiutare, però. Stai bene? Voleva fare togli voi. Scusate, non ve l'ho chiesto, sono andato istintivo. Non ha senso. Pure se me, vedete? No. Non va bene qua, raga. Me ve la lascio qua, nell'angolino. E poi, quando ci sono le scelte, che magari vengono coperte dalla cam, allora ve la sposto. In alto a sinistra? Proviamo un po', raga. Christian, grazie mille per i beats. Bella topa chi è? Erika. Questi qua sono disegni che ha fatto lei, suppongo. Quello non è il padre, mi pare. Con un comodino. Il giradischi. E questa è la tizia con il coltello. Ah, ha disegnato il suo incubo. Ah, perché vedete? Allora, a sinistra c'è la foto della mamma incinta, mi pare. E la bambina piccola, non lo so. Quella a destra, non lo so. Questo è il disegno di loro due sposati. Poi c'è il padre con un libro in mano. Ci sta la foto, che forse allora è il padre. Il giradischi, il killer. E questo, boh? Ah, mo' disegna. No, ora dimmi che devo scegliere io come disegnare. No, vabbè, peccato non posso scegliere io. Però le linee le faccio io. Ah, è fighissima come cosa, raga. Il simbolo che va sul petto. Eh sì, è fatto in stop motion per quelle cose là, ovviamente. Avvocato assassinato c'era scritto. Sul giornale, vedete? Lei ha ancora la voglia sul braccio sinistro. Sono i pop! Oh sì, magari ci stanno due chase.
Non è un pop, è una mano. È una mano insanguinata. Sì, Salmo. È un abbonamento di Amazon America. Ora non la puoi più prendere, devi comprarlo da privati. Una mano con in mano, signorina Mason, ciondolo con quel simbolo. Sono il sergente Blake. Bella, sì, fa una canna. Ho l'incarico di seguire il caso. Posso vederlo? Prometto di ridarglielo. Consegna. E glielo do. Magari così scoprono anche che ha ucciso mio padre, perché suppongo che spesso. È greco, vero? L'Epsilon Delfica. Collabora. Era anche sul medaglione. La mano gliela dai a un uomo chiamato Akal Johar. Che cazzo è? Ora va alla Delphi House. Credo il luogo dove si sono incontrati i genitori. Ah, vedete che c'è il tempo? Vedete che le scritte a man mano scompaiono? Mio padre lavorava lì. Non sapeva che ha fondato la Delphi House. Quindi ci abbiamo un tempo per rispondere. Sì, a quest'uomo. Sarebbe da capire Flowers. Cosa anche potrebbe succedere se non rispondessimo. Senta, al momento stiamo sorvegliando la Delphi House. Ok. Programma di protezione. Condurrò le indagini da lì. Credo che per ora sarebbe il posto più un posto sicuro anche per noi. Non mi stai a convincere, Fra, onestamente. Ma l'audio sicuri che si sente bene? Sentite le parole quando le dicono le cose? Ah. Ah, non ci ha fatto scegliere, siamo andati. Si sente un po' basso, allora lo alzo. L'ho messo al massimo, raga. Più alto di così non si può fa'. Ok. Ah, sta rivivendo il ricordo di quando il padre arrivò. Lei praticamente riesce a vedere il passato e il futuro. Sto film è stato su Netflix, no, è un gioco per PlayStation 4, esclusivo. Ciao Protex. È stato l'agente 47. Mi sta a fa un po' paura sto ospedalino. Che figata. Sono io che lo sto toccando. Samu, grazie mille per il Prime. Benvenuto, bentornato alla porta spaziale per il terzo mese. Grazie mille. L'agente 025. Saranno fuori a fumare. Aspetti, vado a vedere. No, no, stai scherzando. Si è mossa stranissima in stop motion, eh. Però figa come cosa. L'ho proprio controllata, è veramente bello. Costa 10 euro. È un thriller. Allora, questa qua è la foto che abbiamo visto là. Qua penso ci sia la madre in queste cose. Ah, i fondatori. Quindi il padre è il fondatore della Delphi Out insieme a quello là. Ad uccidere il padre è stato la gente di... Ma... C'ha le stessa... Non c'ha tipo la stessa maschera di... Della ragazza alla vicina che ci stava di fronte che vomitava? Ah, devo scegliere se andare di là? O se rispondere al telefono. Vado di là.
Ecco le maschere. Ne manca una. Vedete che ci sono quattro cose, ne manca una. Io me le cerco, sì, sì, lo so. Lucien dice che è un brutto momento per una visita alla terapia e è un punto cruciale. Non le farebbe bene. Non mi interessa quello che dice. E chi è questo? Me l'ha promesso. Cerchi di calmarla. No, l'ho aperta troppo. Lo sapevo che se l'aprivo troppo era un problema. Non ho niente. Nessun appoggio. Ah! C'ha lo stesso... l'ha pure che nascosto. Perdita di tempo. Vedo che ha trovato qualcuno. Sarei dovuto restare qui. Gli dico che l'uomo... Mi fa paura. È tardi. Siamo una seccatura. Ha tutte le ragioni per innervosirsi. Una setta alla Dormammu. Voi chi sì, siete? Mi piace. Sergente Blake. Mi occupo delle indagini. Il simbolo è simile. Devo incontrare la Vedono dottoressa il futuro. La prego di scusarci. Siamo tutti un po' nervosi. Sergente Blake, Rosa Ballard. Suppongo che conosca già l'ispettore capo. Ah, quindi è un Signore, poliziotto. Lei è Erica Mason. Mi spiace incontrarla in circostanze tanto difficili. Cosa possiamo fare per farla sentire a suo agio? Va tutto bene. Dispiace anche a me. Andiamo. Ti faccio Ma strada. Domanda così. Per caso qualcuno di voi riconosce qualcuno di questi attori? Cioè vi è capitato di vederli da qualche altra parte? O... No. Immagino che non ti ricorderai di me. No, fra... Io lei è molto bassa, da quel che ho capito. Mi occupavo di te quando eri piccolo. Conosceva i miei genitori. Oh, certo. Tuo padre mi ha insegnato tutto quello che chissà che facevi e col papà, madre. Era incredibile. Un'infermiera brillante, così intelligente e divertente. No, però nessuno. Solo i doppiatori. Ah, ok, doppiatori, ok. Questa è la tua. Non ho capito, Christian. Forse la riconoscerai. Monka Shake. Ah, questa è la nostra stanza. Cioè, la mia stanza di lei. Il signor Steinbeck, il portiere di notte, è di sotto se hai bisogno. Bravo, Emma. Qualcosa. Sembra Alita. Sembra Alita. Saranno tutti della famiglia dello sviluppatore. Ah, hai visto che vediamo il passato? Questo qua è il padre. Mi ricorda Tarzan. Apriamo la valigetta. Figa l'animazione che fa. È velocissimo lo scatto, Velocissimo. E qua apro. È un botto bello la roba di poterlo controllare dal... Cioè mi tilta che magari non ti fa vedere le dita, la mano che va là e apre, però comunque è figo. Oh, cambia gli si leva tipo la polvere? Perché torna nel passato, fa vedere il passato, mi sa, boh. Documenti. Ok. Sono dischi. Dischi per il giradischi. Aria or Delphi. Ah, che c'era scritto? Victory? Vintory? Vinili. E io che ho detto dischi per il giradischi. Non mi veniva in mente il nome, raga. Aria, citazione a Gotta. Ma l'aria di Gotta è con la Y.
l'aria così è o Aria o Aria di Pretty Little Liars, ci assomiglia pure l'attrice. Ah, ha fatto Doctor Who la bambina. Ah, non lei, la bambina, ok. Deve essere una canzone di quando era piccola, suppongo, che si ricorda. E qua? Ah, aspetta, aspetta, fammi fare la faccina. Oh cazzo, non ci credo, ho fatto il sorriso proprio sulla cosa Erika. Ah, ok. Scrivi Zuku Zuku. Guarda sotto il letto. Zio Lucien ha lasciato qualcosa. Ti terrà lontano dai guai. C'ho paura. Ah, bello. Questo è quello che avevamo visto nel trailer. Mo apriamo il regalo. Lo sfiocchettiamo. Ah no, non è questo. No, una bambola inquietante. Annabella Vendetta parte 7. Che cos'è questa roba? Cos'è, una chiesa? Annabella Vendetta parte 7. Io ve lo sto a dire. Annabella Vendetta parte 7. Io ve lo sto a dire. Vedi il braccio? Che c'ha sto braccio? Ah, gli ha fatto la stessa voglia della figlia. Che è una voglia a forma di farfalla, sembra. Almeno sulla bambola. Su di lei non moltissimo. Ah. Stiamo rivivendo il ricordo, ma lei ora è adulta. La bambola voodoo. Potrebbe essere. Se lo stai immaginando vivo. Secondo me lei è se stessa. Io penso che sia se stessa, raga. Tipo con un viaggio nel tempo, capito? No, niente, non ce la fa vedere. Questo ci torturerà per tutto il film, questa roba. Comunque, fighissima questa cosa di guardarci, cioè, di guardarci un film insieme che però è un gioco, Mi sta piacendo un botto. C'ha le Converse. No, cazzo. Vabbè, sì, guardiamoci allo specchio. È incinta. Monka Sonic ha visto se stessa da piccola insanguinata dopo aver toccato il padre. Ma poi il livido che c'ha, boh. No, non sul tappeto, è pulito. Ok. Ehi Kirsty. No, Kirsty, ho detto che potevi aiutarmi. Non pensavo che facesse questa cosa. Lo sai, niente pulizie senza Agab. Onestamente non pensavo. Dite che il livido che gli hanno sparato nel sogno ce l'ha veramente, però. Ma questa è incinta e fuma? Cosa? Niente. Scusa. Pensavo fosse. Immaginavo. Ehi, temeraria. Vieni qui. Pure io la volevo non affrontare, però. Qualche disturbo emotivo. Ho detto vabbè, non me ne frega un cazzo. Che non crepi, Anna. Faccio del mio meglio. Che cosa suoni?
Questa è aria per Delphi di... Ah! Qualcuno? È la stessa canzone, è la stessa musica che lei stava ascoltando con il giradischi. Queste chi sono? Loro, io penso che siano delle pazienti psichiatriche. Al momento attuale dovremmo trovarci in un ospedale psichiatrico. Solo quattro note. Quindi... devo suonare. Io faccio il resto. Ok, è tipo Detroit cosplay. Ah, ma in automatico continuavo a toccare, raga. Stavo a divertire. Detroit mi è piaciuto di più. Penso una... Oh cazzo. Merda. Ma... Che cosa fate? Eccoci di nuovo. No, 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 niente pulizie. Niente pulizie senza supervisione. Kirsty, è tutto a posto. Lei sta bene. Puoi andare a chiamare qualcuno. Questa è un po' pazza comunque. Perché anche lei, quindi, che era quella che puliva, anche lei mi sembra una paziente. Dice, che novità. Kirsty adora attirare l'attenzione. Spalanca quegli occhioni finché non ottiene quello che vuole e poi inizia... Ma... Smettila subito. Monca Sonic. Erika, il sergente Blake è qui. Ok. Ti aspetta nell'ufficio principale. Che culo. Avanti. Non lo so, Bulbok. Ah, nel comodino che abbiamo visto prima. Erika Mason, sei uguale a tua madre. L'ultima volta che ti ho visto, arrivavi a malapena alla scrivania. Sono Lucian Flowers. Mi dispiace, ho fondato questo posto insieme a tua madre. Bambola da piccola, ritratto sul muro. Cani, grazie mille per i bits. L'ho riconosciuta dal ritratto nell'atrio. Per carità, quello è terribile. Certo che, se non fosse stato per tuo padre, l'avrei fatto togliere. Orribile. Hai dormito bene. È gigante, vuoto. Vecchia baracca. Sembra tipo Ikea. Uomo della reception, incubi. Non sto dormendo molto bene. Ho degli incubi. Dici, Giorgia? Mi dispiace molto. La dottoressa Ballard è a capo del nostro reparto di onirologia. Potrebbe aiutarti. Che cos'è l'onirologia? Se qualcuno lo sa, per favore. Io spero non ti dispiaccia. Christian, grazie mille per i bits. Ti ho portato una cosa. Ah, la scienza dei sogni. Fico. Ma cos'è? Era di tuo padre. Gigi Fortano, sua madre lo regalò il giorno del matrimonio. L'accendino. Ma scusa, non l'avevamo già visto? Quali spoiler, Renzo? Io non si accende? L'ho conservato. Ehi. Scusatemi. Perché l'avevo acceso stavo la sera con il medico legale. Ah, l'avevo acceso la sera all'inizio, ecco perché. Erika, è molto probabile che chiunque abbia ucciso suo padre abbia ucciso il signor Johar. Potrebbero esserci altre vittime che non conosciamo. Sono in pericolo. Tutto ciò che sappiamo è che chiunque abbia ucciso il signor Johar è interessato a lei. Onestamente, non abbiamo molto in mano. Il signor Flowers ha suggerito qualcosa Flowers che potrebbe lui aiutarla a ricordare il volto dell'assassino. Tipo ipnosi? Facciamo che siamo incerti.
Cosa mi sta chiedendo? È come una terapia. Fu sviluppata da tuo padre e praticamente viene recuperata, tipo, con i tuoi incubi. È del tutto indolore. Perfettamente sicuro. Certo. Ok. Sono curioso. Cioè, impersonandomi in lei, non credo che avrei proprio accettato così, Però io sono curioso. Le immagini che vedrai servono a rilassarti. Ho detto che è tipo un'ipnosi. Tuo padre ha progettato la terapia di regressione per aiutare i pazienti ad affrontare i traumi. La prima è solo un test di quello che ti passa per la testa. Allora, aspettare. Vabbè, tanto mo leggetevi, Tanto se non leggete io vi leggo le opzioni. Blu, pace, cielo. Cielo. Ok, bene. Se ricordi qualcosa di importante, scrivilo. Ok. So che rivivere i traumi è difficile, ma sei al sicuro. Cominciamo. Bellezza. Era natura. Tanto si leggono, no? Sì, si leggono. Culto. Macello. Pericolo. Amore, deve essere velocissimo, regà. Un viso travestimento a te. Porca troia. Oro. Pugnalata. Amiche. Frate. Che cazzo è? Animali. Ma Dio. Ma che ne so, ma non si vede un l'ho detto. Sicuramente la sacerdotessa. Che schifo. La sacerdotessa, secondo me, è Erika. Quella di cui parlava la mamma. No. Sto pensando. Non riesco a aprirgli. Secondo me la sacerdotessa è Erika. E l'omicida pure è Erika. Sono piuttosto convinto. Finito. Che cazzo era? Finito. Tutto a posto. Ehi, calmati. Cos'è successo? Va tutto bene. Guarda, hai il padre mi sembra il cattivo. Il Dr. Strange. Hai disegnato per tutto il tempo. Davvero? Questa è ok, la mamma. Questa è la mamma. Da giovane, nella foto che era infermiera. Perché hai disegnato lei? Perché hai disegnato tua madre? Ma questa ha dato scarabocchio e ha capito che era la mamma. Ah, e che c'entriamo l'accendino? Tua madre mi disse che questo posto era tutta la sua vita. Ma... lavorò qui. Si innamorò qui. Ti partorì qui. E infine. Morì qui. La dottoressa Ballard mi ha detto di mostrarti questo. Dite che la mamma non è morta. Ciao, Bulbocca. Sottoporti a tutto questo è stato incredibilmente coraggioso. Non mi sorprende che abbia visto tua madre. Alodi Erika Mason. Ma Erika sono io. Almeno che il mio...
all'età di 28 anni. È un processo, Erika, richiede tempo. Non sentirti in colpa. Lo so, solo non ho capito. Mi sento così inutile. È la madre questa, beh? Lo so che è frustrante. Ma forse quando ti sarai riposata potrai riprovarci. Andiamo. Ah, il padre ha voluto dare il nome della ma... Ah, ok. Voglio mostrarti una cosa. Ok. Ti serviranno queste. Plausibile. Ah. Dobbiamo... Cioè, ma che è sta visuale sui fiori? Orribile. Sembrano fintissimi. Super finti. Ma perché? Hanno fatto una targa commemorativa per la mamma. Sarà il certificato di morte della sua madre, però è tutto un depistaggio ed è viva. Pure secondo me, esatto, mi sa che è viva. In memoria. Beh, l'idea del gioco, così... A giocarlo vi assicuro che è veramente figo. E sarebbe bello magari vedere la mano che ci va sopra veramente. Però vi dico, è veramente figo la cosa che io muovo il dito e là fa esattamente quello che faccio. Ti fa sentire veramente parte del gioco che stai guardando, giocando. Certo, poi il film in sé, al momento attuale vi direi Tuo padre ha piantato gli oleandri in memoria di tua madre. Erano i suoi preferiti. Ci hanno sempre portato fortuna. Ma questi ce l'ho a casa, cioè, nel condominio. Lasciami stare! Lasciami in pace! Lasciami! Questa è quella che fumava. Mi spiace. A volte le ragazze hanno giorni difficili. Ma alcune di noi preferiscono tenere tutto dentro. Anna, non credevo fossi in piedi. Questa è Erika Mason. Starà con noi per un po'. Non l'abbiamo già incontrata. Non ti ha sanguinato addosso stamattina? Esatto. Porto questi alla dottoressa Ballard. Facciamo profumi. Vuoi venire? Figo. Oppure potresti spassartela con Toby. In realtà no, vengo a fare profumi, frate. È un bel mazzo. Questa è pazza psicologica. Potresti andare a mangiare un boccone con le altre ragazze. Fai i profumi. Ok, i profumi sembrano buoni. Sapete? Usavano l'oleandro a Delphi. Mi ricorda... Credevano che desse il potere della Twilight. Seconda vista. La ragazza un po' spaventata. Veniva bruciato e i fumi inalati. La sacerdotessa aveva visioni del futuro. Allora, devo dire, come esperienza è veramente figa. Ve lo assicuro. È un vero peccato. Avrebbero potuto impregnarlo e fare un fantastico profumo. Sembra Daenerys, ma non è Daenerys. Il futuro che profumare di buono. Puoi prendere i fiammiferi dalla scrivania, in alto a sinistra. Certo. Magari con l'accendino mi diceva qualcosa di strano, Sta de spalle. Vabbè, no, dai. Prendi solo i fiammiferi. E mo leggerà la lettera. Però aspetta, perché io vorrei vedere quello in verità. Quindi vai sulla lettera, perché io vorrei vedere il medaglione che c'è sotto. Cazzo. Erika. No, Erika. Mio Dio, mi dispiace. Dove l'ha preso? Ce li ha regalati Lucien per l'anniversario. Uno ciascuno. Tutti per quel ce che l'hanno. Vale, ho visto quell'affare un sacco di volte in giro. Difficile non notarlo. Non sono una fan dei gusti del signor Flowers in fatto di gioielli. Mi dispiace. Io non me l'aspettavo. No, è tutta colpa mia. Avrei dovuto pensarci. Sai una cosa? Per farmi perdonare, vieni con me.
alla fine è buono, perché se avessimo dato l'accendino non avremmo scoperto questa cosa, non avremmo avuto queste opportunità. Ora la rinchiudono, dice. A te l'onore. De che? Ah, ah! Ci hanno manco fatto vedere l'animazione. Not worth. E adesso dobbiamo solo aspettare. Oh. Sembra tipo la stregoneria, capito? Ne avevo già fatto un po'. Sa tipo Sabrina la strega, mettilo, no? Mettilo vicino al letto. È la, lo stesso, non è lo stesso colore. Hai sogni dolcissimi. Sogni dolcissimi. Questo è un profumo, quindi è tipo un diffusore. Dentro al cassetto c'era lo stesso medaglione che avevamo visto in mano a quando ci hanno spedito la mano a casa. È arrivata questa mano insanguinata, tagliata, con in mano un medaglione. C'era quel medaglione, perché a quanto pare lo hanno regalato a tutti. È un regalo che tutti hanno, quelli che stanno qua, sembrerebbe. Oh cazzo. Oddio, sono io che li sto facendo cadere. Ho detto qua riti satanici, stregonerie. Le maschere. Non so se c'è qualche droga dentro. Sì e no. Vi direi sì e no. Plausibile. Devo guardarlo. È una porta quella con quel simbolo là. Dai, questo qua è il kill. È la mamma? Erika. Su me è la mamma, raga. Dolci questi sogni. Mi sto a cagare sotto. Finalmente. Alzati, c'è posta per te. Sembra roba costosa. Ma che vuol dire? Oh, la PS4 entra. Mo perché non te tocco il telecomandino qua? Ma scusa, ma se il gioco è da giocare. Ma che scimmie che so. Cioè, praticamente non toccando i tasti del pad, lui considerava che io stessi non usando la Play. Che cosa fate? Erika ha ricevuto un regalo, uno grosso. Questo è bello. Questo qua, guarda, ci sta sì. Thanos Pop 40 centimetri, trust. Apri. Questo qua era quello di cui vi parlavo. Perché guardate, vedete? A mano, stuck. Ah. Batteria del telefono scarica. Può essere un problema. Cristo, è orrenda. Ma è la stessa bambola. La stessa bambola che abbiamo sognato. C'è il sangue? Queste goccioline là sotto? È il cranio? Anna. È il... State indietro, lasciatele spazio. Che è successo? Hai un braccio. Affanculo. È la pelle allora, regà. Deve essere la pelle. La scatola è stata spedita ieri. Ciao Niccolò. Io te lo dico subito, non aprirò più pacche di pop. Ecco, guardi questa. Ciao Andre. È la casa di Carl Steinbeck, il portiere di notte. Oh sì, Wave. Ok. Ah. Abbiamo una squadra lì.
La pelle è sua? È scomparso. Visto che è pelle, era raga. La sua... la pelle. Il film si chiama Erika. Non è ufficiale, ma è lo stesso tatuaggio. È morto. Christian, grazie mille per i bits. Non c'è il corpo. Erika per Natale ci teniamo il peggio. E poi c'è questa. Perché mandare la bambola? Noi dobbiamo dire che questa bambola è quella. È esatto. Quella che noi avevamo ricevuto da piccoli. Qua c'è qualcuno che io dico regalo. Era un regalo di Lucia. Ciao Matti. Me la diede prima che morisse mio padre. Possibile, Joel. Erika passava tanto tempo. Un po' di roba. Non c'erano altri bambini. Cercavo sempre di farle avere dei dolci o dei giocattoli. Era uno di quelli. Quindi è lui che ci ha regalato la bambola. A casa sua. Dovrà dare un'occhiata in giro. Controllare che non manchi nient'altro. E potrà prendere dei vestiti. Quanto dura non lo qualunque so. Qualunque cosa le serva. Se c'è ancora Black Widow, farei felice adesso di sapere quanto dura. Fase uno stream oggi, però. Torna lunedì. Va tutto bene. Di che parla? È un thriller. Ah. Questo però è perché non guardi mai le storie di Instagram. Occhiolino. C'è una mano insanguinata sulla destra. Di che parla? È un thriller. Si hanno visto qualcosa. La protagonista è lei, il padre è morto, assassinato, la madre dovrebbe essere morta in qualcosa, in qualche circostanza che non conosciamo, e noi siamo in grado di rivivere il futuro, di vivere il futuro, di rivivere il passato. Cose così un po' farraginoso. Io guarderei la foto, no, perché sicuramente sappiamo che foto ci sta. Mentre invece andrei più sul quaderno, perché probabilmente potrebbero aver strappato qualche disegno. Se una pussi, però. Gravissimo, Andrea. Gravissimo, Andrea. Se non seguite su Instagram Jimmy Tights, state facendo un gravissimo errore. Sempre gettato al trattino basso. Occhiolino. Sempre da fare. Qualcuno si è introdotto nella porta accanto. Ma in queste scene vi fa schifo uccidere la luce, è vero? Uccidere la luce? Accendere la luce. Questa è la ragazza che vomitava. Resti dentro. Mi sa che è morta. Polizia! Ma che? Aprite la porta o sarò costretto a sfondarla. Ma c'ha la pistola, ma prendi la pistola. Sto per sfondare la porta. Ah, non c'ha la pistola. Ma che poliziotto. Ah, dovevamo farlo prima, no? Non avevo realizzato. Stavo a guardare. Che ho fatto? Gravissimo Insur. Il nuovo COD. Sì, l'abbiamo provato stamattina per due orette e mi è piaciuto. La modalità a me, però il gioco sì. Ma sono tutto sangue. Ci sono i fiori appesi. Questo simbolo, non capisco, è quello là. E quello è il simbolo sempre del medaglione. Ma il poliziotto dove cazzo è andato? Andiamo di qua. Pure a me pare, Giorgio Edu, che la tizia della vicina sia molto simile alla la ricovera. Non è il poliziotto questo. Però vedete, è un altro rito satanico sempre. Oh sì, Andrea, grazie mille.
Mo' vediamo se c'è il tatuaggio, sicuramente. Ciao Spartan. Ciao Glitch. Ah! Ma siamo sicuri che sto gioco non è bannabile, eh? Signori di Twitch, un saluto, eh. No, è bannabile, non è bannabile. Un messaggio? Ah, bannabile, regà, non è bannabile. Trust. Non guardi, non guardi. Però è bello strong come cosa. Dai che mi sto cagando sotto. Anche quello però, sì. Erika, ma fatti i cazzi tuoi, no? Ehi, esatto. Eccoti qui. Ho sentito che sei perseguitata da un killer psicopatico. È vero? Come l'ha sentito? So che ti cerca da quando eri bambina. Come lo hai saputo? Beh, lo sai. Chiacchiere. A me fanno un'operazione. Ok. Ah, perché il fatto che lei perda sangue, sicuro. La cosa buona è che le medicine sono uno spalla. Mi fanno sognare i fiori. Oleandri che cadono, oh, cazzo, dal cielo. È la stessa cosa che ha sognato lei, quindi è il profumo. Stamattina è il ho profumo. Guardato nella mia mano. È ora di andare. Il comodino in una scatola, li avevo in mano. Il comodino in una scatola. Ecco qui. Tranquilla, ci pensiamo. Bellissima questa cosa. Il comodino in una scatola. Ma se questo che è un comodino. Devo prendere il profumo là a sinistra, sicuro. Che è quello uguale a quello. No? Ra? Ah. Ma poi che significa il comodino in una scatola? Ha cambiato nick, Lele, perché? Come mai ogni tanto mi prende e cambiate nome? Poi li fate diversissimi. È come pure Devil, che è diventato Asmo. Non tornerà. L'ho già visto prima. No, ma è stato che la uccidono. È volata. Sta morendo. Nessuno lo dice, ma io so che è così. Get Out non l'ho visto. Dammela. Rifiuta, fra. Oh. Scatta. Holy moly. Chissà che ci sta dentro, però. Se ti sniffi i fiori muori, dici? Li vedo. Nei miei sogni. Pure lei. Petali rosa che cadono. Hanno tutti lo stesso sogno. Perde sangue. Vabbè. Tutte a morire. Ah, aspettate, raga. Ma come ha? Forte. No, volevo mettere in carica. Nel frattempo metto in carica la cover del telefono, se no. Perché non c'ho. Una volta ce l'avevo il caricabatterie vicino alla scrivania, ma non ce l'ho più. Quindi se poi si scarica è un po' un problema. Va tutto bene. Andrà bene. Ah, è velenosa davvero, Leandro? Ah.
Un altro regalo? È andata. Anna Baker. Anna è andata. Rip. Goodbye, piccola cucciola. Cloak & Dagger sono molto curioso di provarlo, Andrea. Cioè, di vederlo. Non l'ho mai visto, ma penso dobbiamo che sia... Dobbiamo solo rivedere alcune prove trovate nel parco. Da quel che so... È quasi tutto in laboratorio. Penso che sia una delle migliori sale di Marvel che esistano. Non preoccuparti. L'ispettore capo ci ha chiesto di farlo qui. Non alla polizia, inutile, non nel Fiaus. Perché non lo facciamo alla stazione di polizia? Ne hai già passate abbastanza. Vogliamo che tu sia il più possibile a tuo agio. Sto poliziotto se mi fa una brutta fine. Se me lui è buono, il poliziotto. Ti aspettavo. Entrate. Questo è il capo ispettore, là. A me sapete che ricorda più che Daenerys. Mi ricorda Lucy capo. Hale. Cosa ne pensa? Ci siamo vicini. Ah. A lei. Cazzo è? Psicopatica. E lei? Ha rimesso pausa. Ma che palle. Ma come devo giocare a sto gioco? Così. Il culo al mondo. E lei? Secondo me... Boh, sì, quella di Pretty Little Liars, esattamente. Esattamente. Cosa ho selezionato? Perché ho selezionato... Ok, bene. Che mi dici di questa? L'abbiamo trovata nel suo appartamento. Ah, sì, questa è la mamma. E questa chi cazzo è? Il suo nome è Mia Green. Il suo nome è Mia Green. Ok. Quindi... Suo nome è Mia Green. Ah. Questa me l'ero persa. Era una paziente alla Delphi House. Era una grande amica di tua madre. Era molto protettiva con lei. A volte in modo aggressivo. Che cosa aveva? Lei era difficile. Molte sembra quell'altra che è ancora viva. La sua faccia fu estremamente spiacevole, ma l'amicizia di tua madre le diede grande conforto. Erika. Ma non è, scusate, la non è. La notte in cui morì tua madre, Mia Green entrò nel dispensario. Si procurò un overdose e morì. Ma lei non è Anna. O addirittura la vicina. Cioè, sembrano tre personaggi uguali, capito? A memoria. Io vi dico che l'ho vista. Ma io l'ho vista. Questa qua era la nostra vicina, sicuro. Abbiamo chiesto al giudice di riesumare il corpo. Fino ad allora dovrà restare alla Delphi House. Anna è quella che l'hanno portata, che sarà portata via. Le serve aiuto. Ce la faccio, grazie. Le dispiace. Casa Colker. Sì, sono il sergente Blake. Subito. Devo andare. C'è un intruso alla Delphi House. Vengo con lui. Oh cazzo. Lei no. Non è sicuro. Certo, ma lasciamoci qua. Sì, no, insisti. Vengo. Vengo anch'io. Sì, no, sì. No, Erika, ha ragione. No, il cazzo che te si è scoperta l'occhio. Dobbiamo andare là. Erika, stai bene. Sanguini. Ecco. Andate. Amen. Ci penso io. Il bagno è di là. Ci hanno mollato. In fondo al corridoio. Non può sbagliare. Bella per noi. GG per Erika. Beh, è piaciuto questo filmetto. Lei vede se stessa da piccola come aveva già visto...
No, mo tipo teletrasporto. Le finestre sono, non sono finestre, sono chiuse. È imprigionata, sta a vedere. Le finestre non sono finestre. Ah, ma no, la finestra è una finestra, ok. La volpe. A parte che se sta a mangiare non lo so. Però non era tra le cose, erano tra le cose che si mettevano tra le cose, cioè durante la regressione. No, le finestre non sono finestre nel senso tipo che magari apriva e c'era una parete di cemento armato. Che non si scrive così comunque, pilota Star Trek. Piano. Morto. Morto. Insta morto. 10 su 10. Hitman, l'abbiamo fatto stamattina, Andrea. Abbiamo giocato stamattina. Abbiamo finito il primo. Possiamo fare solo le cose in più. E mo voglio vedere per fare il secondo poi nei prossimi giorni. Allora, quanto tempo è stata di là Erika per fargli fare questa cosa a questi tizi? Ma ancora respira. Sta respirando. Mi sa che l'attore non sa trattenere il respiro, dici? Bella merda. Vabbè, sto medaglione l'abbiamo già visto. Apriamo quel suo diario. Che cazzo è? Lost. L'ho fatto un po' The Forest, Andrea, con Mollo e Gianco, ma a parte che a me viene un mal di testa assurdo a giocare quel gioco. Ma poi l'hanno finito ormai, quindi... Il nuovo COD, sì, l'abbiamo provato questa mattina. È lui il marchiatore. Quello sembra tipo... Ciao, Erika. Quali erano i numeri di Lost, raga? 4, 8, 12, 16. Non come qualcosa, capo 42, gli altri. Giusto? Steinbeck, Joa. Una cosa del genere. Erano coinvolti tutti. Non ti farei mai del male. Questa è Ana, questa qua mi sembra la vicina. Non ti avvicinare. 4, 8, 15, 16, 23, 42, ok. Ma per giusto. Proteggerti. Grazie. Apprezzo che ci siate tutti voi fan di Lost. Mi fa piacere. Lui ha preso tua madre e l'ha rinchiusa. C'è un altro mondo sotto Delphi House. Passaggi segreti e porte nascoste ti conducono lì. Ok. Ti ho dato il medaglione. Era la chiave di tutto. Ma tu l'hai dato via. Ce n'è un altro. È la mia password del cellulare. Ed è proprio lì, di fronte a te. Comunque, secondo me, stiamo giungendo alla fine del film. Alla le fine è un'ora e mezza che stavo a giocare. Trovane uno e vedrai 10. Tu stessa. C'è una vecchia fattoria. Nel bosco, tra qui e Delphi House. Ok, e troviamo quindi passaggi segreti. Vabbè. Vieni sola. I muri sono malvagi in questo film, ma...
Monca Sonic questa cosa, eh. Molto. Sarei dovuto restare. Non c'era nessuno qui. Solo una ragazza che è entrata nella farmacia. Oh. Oh. Stai bene. Qualcuno è ferito? Solo qualche graffio, niente di grave. Cos'erano quei numeri di prima? I numeri di Lost. Non preoccuparti. Sì, è molto Monca S questo film, onestamente, raga. Cioè, non la miglior cosa che si potesse vedere. Però, come ripeto, come esperienza, che lo considererei più un'esperienza multimediale, interattiva. Come esperienza interattiva è veramente figo. Il fatto che tu puoi toccare e tocchi e succedono le cose che... Bello. Però poi la trama del film, la cosa in sé. Ha detto che era morta. Io l'ho vista, era proprio lì. Non so cosa dire. Poi so gusti, eh. Magari vince pure l'Oscar sto coso. Abbiamo una squadra che ci lavora. Che poi credo che lo considerino solo un gioco, non un film. Per esserne sicuri. Cerca di dormire. Cioè, non credo sia considerato veramente un film. È che qui non mi sento sicura. Andrea, sono dei numeri legati a Lost. Non te lo voglio spoilerare, però. Cerca di dormire. Ah, c'è, davvero? Ah, interessante, Golo, allora. Sicura che non abbia detto niente? Qualcosa che ci aiuti a trovarla? No. Non mi fido. Cioè, voglio andare alla fattoria, capito? Se, hai se l'ha vinto solo. Black Panther. No, se ci fosse un qualcosa tipo l'Oscar per l'innovazione, secondo me questo ci starebbe, capito? Sì, questo qua penso che sia proprio il primo fatto in questo modo. Perché ok, magari la scelta dei dialoghi e ti fa vedere determinate scene, come magari potrebbe essere come si chiama? Super Seducer e roba del genere. Però capito, questa roba qua che io clicco sul dito, vado sul dito e fa le cose, no, mai visto. No, qualcosa tipo Oscar per l'innovazione nel cinema, che ne so, qualcosa del genere. Sì, è un'unione, insomma, tra Detroit per l'effetto farfalla. Super Seducer è l'esempio più simile a livello di giochi e ci metterei Bandersnatch. Ah, e qua ci metto il medaglione. Sarebbe Bear Grylls, eh? Ah, ho capito, ho capito, però quella è di Netflix. Quello non lo possiamo fare. Questo qua lo possiamo fare, raga, su Twitch, perché è un gioco ufficialmente, capito? Mentre invece quello che dite voi di Bear Grylls è come Bandersnatch, cioè una roba di Netflix, non si può fare in stream. Magari si potessero fare le cose di Netflix in stream. Io ho sempre pensato che sarebbe stato figo farsi Black Mirror Bandersnatch. Quando uscì a dicembre lo volevo fare. Però è una serie TV. C'è il copyright, non si può fare. Netflix, contattami, facciamo una collab e organizziamo qualcosina. Cioè, poi comunque la cosa più simile che... Cioè, mentre Bandersnatch c'è una serie TV, però è un episodio come se fosse un film abbastanza trip mentale. Super Seducer è un gioco, sì, però molto, cioè, capito, molto cazzarone, cioè, non è chissà che ci abbia chissà quale trama. Qua hanno cercato di creargli una storia interessante. Poi vabbè, non è tutta questa gran cosa, non è, capito, questo grande film, però...
La moglie di Bulbok 94? Ma prendiamo nota. Screen del messaggio da inviare a Bulbok e chiedergli spiegazioni per il suo tradimento verso di me. Grazie per la collaborazione. Dici che si finisce oggi? Non lo so, onestamente spero di sì, non vedo l'ora che finisca. Sono curioso di scoprire la storia, però... il film in sé non è che mi sta stuzzicando più di tanto, capito? Che è Cleaver. Ripeto, è veramente bello l'interazione. È tornato Bulbak. È veramente bella l'interazione. Ah, questo qua è l'esperimento che stanno facendo sempre. Alimentazione avanti, pausa. Avanti. Ah, sono io che sto facendo, che sto cambiando le immagini. Che cazzo. C'è pure il fio di bulbo. Cioè, dico, ripeto, l'idea dell'interazione è figa, però il film in sé non è che mi interessi moltissimo, onestamente. Ciao Sandra. E Poa? Pensando che sono appena tornato all'ospedale, sai che tra... Allora, è un gioco film interattivo, diciamo, e seguiamo le gallerie, come ci ha detto la ragazza, no? Ok, Sandra. Ban Sandra. La trama è che io sono questa ragazza. Mia madre è morta quando ero piccola o quando stavo nascendo, non si sa bene. Il padre è stato assassinato quando avevo, non lo so, 8 anni. E abbiamo delle visioni, dei sogni. Possiamo vedere il passato, il futuro. È molto molto strano. Io continuerei di là, sti cazzi delle bottiglie. Sozzolona. Deve stare a parlare. Ok, comunque, alquanto discutibile la vostra scelta, Bulbok e Sandra, eh. Non so se c'è qualcun altro coinvolto, forse Insur mi pare, ma alquanto discutibile, e non dico altro. Sì, io in teoria sì, facendo scelte diverse ci sarebbero state storie diverse, capito? Cioè, combinazione diversa di cose che avvenivano. Quindi anche quello sarebbe curioso da fare, però... mi avete detto che il punto è che non ci sono capitoli. Perché ovviamente non è un gioco, è un film. Quindi se vuoi vedere combinazioni diverse devi rivederti tutto il film ogni volta, quindi... Ciao Miriam. Il finale è unico? No, penso che anche il finale cambi, capito? Ciao White. Oh, bella la gra... Questo qua è... Sì, questo è finto. Quello era finto. Perché per tenerlo alzato non lo possono fare... Lo potevano fare comunque magari con dei fili, con delle cose che tenevano, ma in ogni caso dovevano lavorarselo poi in CGI per levarli comunque. Ma... Bulbok, che me stai a nascondere? Che fai con tua moglie? Tu moglie Miriam, benvenuta nella flotta spaziale. Giacomino, grazie mille per aver averle regalato il sub. Benvenuta Miriam. Ah, questo è il luogo che avevo sognato. Fare una trama bella per un film con le scelte penso sia molto difficile, suppongo anch'io, perché devi creare diversi film praticamente e... quello sì. Però secondo me come idea sperimentale è figa. È figa. Considerando che ufficialmente è un gioco. È un gioco film.
E come ho detto anche Detroit è veramente, si spinge proprio tanto avanti rispetto ai giochi normali a scelte. Insomma, Detroit è molto più avanti. Cioè, tipo, i Rain e Beyond non l'ho, Beyond non l'ho giocati. Però penso che anche per come si presenti Detroit, anche nel menu, che ci sta la ragazza che ti parla e poi la puoi... Non ve lo spoiler, però potete fare. Secondo me è davanti a tutti, davanti a Life is Strange, cioè, a livello di idea è... Sono sempre in te. Questo è un sogno. Un cielo. Una volpe. Sì, c'è anche, ci sono anche delle cose un interattive su Netflix. C'è un film su il gatto con gli stivali. Cercando visioni del futuro. C'è quello di Shrek. C'è la puntata di Black Mirror, Bandersnatch. Ma non possono vedere senza una farfalla. C'è una roba di per Bear Grylls. Per questo vogliono te. E poi non ricordo. Ah, devo levargli la maschera. Allora, onestamente, da sotto la maschera non mi pare la signorina quella là, mi pare la mamma. È prigioniera. Corchiazzela, è la signorina quella là. Unisciti a me. Insieme possiamo salvarlo. Oh, cazzo. No. Ok. Siamo tornati. Noi non ti amavamo. Mi stava allevando. Per prendere il posto di tua madre. Che vuol dire? È questo che vuoi? O ti unirai a me? No, io voglio sapere di più. Possiamo distruggere Lucian e liberare tua madre. Non mi fido moltissimo della signora. No. Tu l'hai ucciso. Mi hai rovinato la vita. Rip Bullbox Wife. Ma anche lui c'aveva il medaglione in mano? Un petalo, anche lui un petalo. Ma... è il sogno, non è successo davvero. Ecco i petoli che cadono. Questa è lei che arriva. Sei tu, Erika. Sei sempre stata tu. Come White. Oh cazzo. Stavamo abbracciando lei piuttosto che il padre nella mente. Mi parlava del futuro. Ma come fa a sentire la voce di lui? Cose bellissime che solo lei poteva vedere. Io le parlavo del passato, di una grande sacerdotessa. Ah, ok, questa qua è la storia che ci ha raccontato. Il marchio della farfalla, capito? Siamo noi. Come sono arrivata qui, però? Nella casa, fatto? Infatti, come siamo arrivati? Come sono arrivata qui? Con questo. Il profumo. L'ha fatto tuo padre. Se lo inalerai, potrò farti fare qualsiasi cosa. Insur, non provare a fare quello che pensi. Potrò trasformarti in un'assassina. Potrò farti tagliare la tua stessa gola. Cioè, ti... Mettilo vicino al letto. E ti prometto che farai sogni dolcissimi.
Sono piuttosto Monka Shake White. Mi stai destabilizzando il cervello. Mi sono addormentato, sto tutto sudato. Ma come, Eric? Ma pure ultimamente se dormo senza magari l'aria condizionata o roba varia, sudo un botto. Poi d'altronde, quando si sogna Burbok, Suo padre ha piantato gli oleandri prima di morire. Erano i suoi preferiti. Penso che il gioco ormai sia finito, ragazzi. Stiamo scoprendo i vari pezzettini che si uniscono. Le vedo, Miniso. Petali rosa che cadono. Però non capisco la... Cioè... Mi porto la dottoressa Ballard. Facciamo profumi. Sembra lei, quasi. Quindi, scusa, è il padre che ha ucciso la madre? Cosa credi che lui abbia bruciato in quella lampada? Lo cosa credi profumo? Che abbia fatto a te? È lo stesso profumo, quindi... Anche lei? Non ho capito, Simo. Monkas. Sto morendo. L'oleandro è velenoso. Quindi mi sa... Per quanto ancora? Mi sa che è per non questo. Non ha importanza. Che muoiono. So di essere un mostro. Io merito di morire. Tua madre aveva questo marchio. Ecco perché tuo padre la voleva. Ecco perché vogliono anche te. Una ragazza che guardi nelle fiamme e veda il futuro. Vogliono una veggente, praticamente. Cioè, sia lei che la mamma erano veggenti. Sai le sacerdotesse del fuoco? Che cosa credi? Lui era uno di loro. Guarda tu stessa. Nel fuoco... Infatti quando eravamo piccoli ce l'aveva detto, no? Se guardi nel fuoco, che cosa vedrai, tipo? La stessa voce di Amanda di Detroit. Tuo padre convinse Lucy. No, unendo no, la no. scienza e i rituali, potevano vedere il futuro. Mo dopo voglio un attimo guardarmi, spulciarmi che attori ci stanno qua dentro. Tua madre era il pezzo mancante. Ma una cosa... Per chi prima appunto era chi è che aveva detto i numeri di Lost, no? Quindi avete visto Lost. Il programma si chiamava... Dopo tutto quello che ti ho mostrato. Dharma, vero? Dopo ciò che hai visto. Il tutto. Era Dharma, giusto? Non DARPA. Perché DARPA esiste come davvero. Come puoi startene ferma lì a non quello fare di Lost niente. Era Dharma. Come Dharma, puoi lasciare okay. che se la cavino? Grazie. Mi è venuto un attimo un dubbio. Io non credo. Non è vero, io ci credo, frate. No, recap, ricominciamo, resetta. Non puoi mentirmi. Io so quello che sogni. L'ho sognato anch'io. Il sogno dei fiori. Ho sognato dei fiori. E il fuoco. E il sacrificio. E quindi non sto capendo. Allora, il padre. Una donna con la maschera. Che ormai è morto. Ha creato tua questo. Tua madre. Cioè, faceva parte di questa setta. Ti sta cercando. Lo sai, ha cercato anche me. Non devi fidarti di me. Sono molto buono, Sandra. Un botto. Chiede a Bulba quando massaggia. Ma qui. Se mi sbaglio, allora puoi fermarmi. Sì, invece ho ragione. Solo tu puoi mettere fine a tutto questo. Va bene. Ciao Marco. Ok, va bene. Ma siete solo voi due che avete acconsentito a questa collab poco... molto farraginosa.
Giusto. Taglia il filo. Giusto, Bulbock e Sandra, sì. E voi la combriccola del Far West. Devo tagliare il filo. Tagliamo il filo. Vai. Questo è come... Questo è Hitman, regà. Distruggi le registrazioni delle videocamere. Ah, capito. Ci stanno gli inghippi, Sandri, eh. Stai a magheggiare. È lì. Beh, Manu, è figa l'idea di interazione, ma... Cioè... Non la miglior... Il medaglione. La trama, le cose. È fighissimo il fatto dell'interazione, del poter toccare le cose e farle avvenire nella roba. Molto meglio anche rispetto a Bandersnatch sotto l'aspetto di come lo fai, perché Bandersnatch tu selezionavi e facevi. Qua invece hai un'interazione fisica. Devono averlo. È molto diverso. Ma la trama, le cose non mi ispirano molto. Seguimi. Mi piace il comparto tecnico. Le meccaniche per farlo funzionare, ma... Mi sa che ci stanno a cercare. Questo è Hitman. Questo c'aveva la torcia in mano, Stuck. Se lo porta giù e si traveste. E però loro sono donne e hanno stordito l'uomo. Mo' che se possono vestire, io non lo posso fare su Hitman, perché... Non possiamo lasciarlo vivo. Darebbe subito l'allarme. No, trust. Hitman ci ha segnato 20 minuti, stanno belli che fermi. No. Non posso... Fa lei. Ci sono innocente. Stai a perdere i punti. Stai a perdere i punti. Non ci arriva a 5 stelline poi. Ok, bro. L'ha scritto all'incontrario, Oliver. C'avevi il caps attivato. Lei è la direttrice. Vabbè, più di così non è che posso esplorare. Abbiamo detto che l'attrice di Erika ha recitato in Doctor Who, ma penso quella piccola. Cioè, da quel capito, lei versione bambina. Qui ci vedranno. Ok. Cosa vuole che faccia? Ingresso privato. Questa è Hitman, tacco pacci, capito? Vedo, non vedo, passi nella porta. Che era rigorosamente aperta. Dobbiamo staccare le luci. Quel coso si apre sulla scrivania, fai. E si apre. Blackout. Il blackout è una cosa che non è mai successa in Hitman. Sarebbe figo una missione con la visione notturna. Secondo me non sarebbe male. Portami alla porta segreta. È la stessa pistola che non c'aveva prima. Molto tempo. Ma White? Oh sì, Gobus. Ma sì, ma mi piacciono i meme del ciurmista. Sono golosi. Io mi dissocio all'incontrario. Cristo, ti ho cercato dappertutto. Che è successo? Dov'eri? Devi andartene. Io lei spero che lui sia buono, okay. Senti, non c'è nessuno. Solo io e te. Davvero, Robo, se... Cattivo. Dobbiamo muoverci. Mi ha tradito. Non devi correre alcun rischio. Questo è il cosplay di Bulbock con moglie Bulbock. Che tradisce me con devi moglie Bulbock. Che cosa sia necessario. Prendi questa. Promettimi. Se ti serve, usala. Vai, prendo sta pistola. Te lo prometto. Grazie. È un nome troppo carino. Bulbock. Senti che bello. Bulbock. Che cos'è quella roba?
Ma un T-Rex che sputa. Ma che cos'è? Ma Bulbok ha un nome carino. Io Bulbok, prima che lo conoscessi e magari in chat parlava, io ogni volta che lo vedevo mi aveva colpito il nome. Onestamente, è un bel nick, secondo me. Ehi, c'è qualcuno qui. Sta sanguinando. Chiedi aiuto. Vai. Ah, ci hanno sgamato. Insur, pensi che non l'abbia già fatto? Occhiolino, Di nuovo, mi sei piaciuto, Insur. Guarda, guarda, ti regalerei il sub, ma già ce l'hai. Per rimediare, ban di un giorno e siamo a posto, che dici? Hitman disapprova, esatto, corpo rinvenuto. Agente detto a base operativa, ci hanno sgamato, ripeto, ci hanno sgamato. Abortire la missione. Si era un passaggio segreto là dentro, ma è rovesa sta cosa. E mo la signorina? Bisognava metterlo nell'armadio il cadavere, nel cespuglio. È una cosa che non c'è in Hitman. Sono i cespugli in cui mettere i cadaveri. Potrebbe essere buono. Erika. Lei è la ragazza quella mezza non strana. Non Toby deve fare la terapia. Interroga. Che cosa fa? Ti stanno cercando. Hanno trovato un corpo in giro. Erika è il nome della pianta che... Io credo che tu sia malata. Lascia... No, ma era il secondo nome della madre. La svegli subito. No, è pericoloso. Ok, che dopo. È la sua terapia. Non lo sapevo fosse idea gestire la pagina. Ci vuole tempo. Si inventi qualcosa. Estratti i tubi inizieranno le convulsioni. Ma posso darle un po' di epinefrina e... dell'armadietto. Sì, Bulbok era fan, sì, White era fan di spade. Personaggio preferito Daenerys, occhiolino. È scappata, l'hai fatta scappare. Ma chi è che t'ha addestrato? Topolino, c'ha lo strumentopolo in mano. Dobbiamo svegliarla, dai. Prova a tirare fuori i tubi ora. Ecco. E fa qualcosa. Oh sì, Gobbus. Lidocaina, epinefrina. Epinefrina, epinefrina. O lidocaina. Porca troia, l'oleandro no. Epinefrina è quello che fa più battere veloce il cuore. Tipo epinefrina insieme all'anfetamina. No, non era quella, era la morfina. No, l'adrenalina. Epinefrina. Metti l'epinefrina, me lo ricordo da Dr. House, Grey's Anatomy, tutta roba utile. Ah, proprio così. Stuck. Vai. Bah. Pa, 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 pa. Toby. Ah, l'ho detto la dottoressa. Non l'avevo sentito, raga, ero distratto evidentemente. No, io dicevo, non dicevo non dicevo la morfina. Dicevo adrenalina e epinefrina. Ma è stata meglio. Ma è stata meglio. Portala via da qui. Portala via da qui. Chiedile se sta bene. Oh, erano queste le usane. Tra puoi camminare e chiedile se sta bene. Sì. Qualcuno potrebbe gentilmente chiamarmi un comando Bulbok. Apprezzerei. Dopo agente Jimmy ci sarà dottor Jimmy. Ma quello già c'era in Surgeon Simulator. Come si chiama? Oh sì, Pirotto. Che emozione. Erika. È lui il cattivo? Vabbè.
Che cosa è successo? Sono io. Il cattivo. Ti prego. Metti giù la pistola. La morfina mica ti dà una botta d'adrenalina, raga, starà a scambiare le cose. La morfina ti rilassa, è un antidolorifico. Erika, qualunque sia il problema, possiamo risolverlo. Antidolorifico. Te lo prometto. Molto potenziato. Ascolta, adesso parliamo. Cospirazione. Che cosa succede qui? Che cosa nascondi? Questo è un ospedale. Niente di frate. Niente di più, c'ha le catacombe coi riti satanici dentro. Erika, per favore. Questo non ha alcun senso. Hanno fatto una color correction. Sembra rosso. Devi anche calmarti, lei. Mi stai facendo paura. Credo che tu sia malata. Hai bisogno di aiuto. Rituali. So tutto dei rituali. Spara, non c'è l'opzione. Spara, raga. Li ho visti. Me li ricordo. Non capisco cosa dici. Non capisco cosa dici. Quali rituali? Ma pensate se davvero io so pazza. Di cosa stai parlando? Se lei fosse pazza. Sei pericolosa. Più pericolosa di quanto immagini. Vuoi che immaginate sia davvero la tua sacerdotessa? Vuoi che veda il futuro? Erika, per favore. Voi che ne pensate? Prima che finisca il questa gioco. Questa è una follia. Pensate che non puoi. Io sia non pazzo? Puoi credere che sia vero. Sì o no? Tu non stai bene. È un'illusione devi o è vero? Permettermi di aiutarti. Questa roba che vediamo, secondo voi? L'attrice d'Erika non lo so il nome, però poi dopo lo vediamo. Mio Dio, che cosa hai fatto? Mia madre è ancora viva. La devi smettere con questa fantasia, devi lasciarla andare. Se ti aggrappi a questo, ti perderai per sempre. Ah, White, salutami il mascio. Avevo quelle labbrette che stavo a fare. Ti prego, fidati di me. Metti giù la pistola. Mia Green è morta, Erika. È nella tua testa, è una fantasia. Sono indeciso. Volete sparare? Facciamo stucca. Facciamo stucca. Uccidi. A me non convinceva moltissimo, onestamente. Io l'avrei lasciato in vita. Ci voleva addormentare. C'aveva la siringa in mano, quindi c'aveva pure anche lui il medaglione. Volevo lasciarlo in vita. Comunque, chi tra di voi, piccoli furbetti, prima ha detto: ma sai, Jimmy, secondo me col medaglione, con quel medaglione che abbiamo visto per mezzo secondo, secondo me ci apri la porta che abbiamo visto per un quarto di secondo. Gettate il peluche, già lo sapevate. Secondo me ci apri la porta. Antropomorfe. Bello il fuocarello. Perché è quel cadavere? Tipo quella cosa là. Se me è un cadavere. Tipo una mummificata, capito? Un cimitero di piante dedicate alla mamma, che magari è mezza viva, mezza morta. A metà.
C'è Aria, ragazzi, che sta giocando col cavo del telefono. Visto qua c'è sempre questo. Cioè, se me ci sono troppe cose strane, anomale per essere vere. Ci stanno queste maschere, ci sta il profumo. Troppa roba. Veramente troppa robetta, secondo me. Ok. Vuole giocare a Clash col telefono. Sembra quasi quando avevamo. Ma non è la stessa. Mi sa che è la stessa lampada di quando eravamo piccoli, beh. Di quando lei era piccola. Oh, figo sto posto. C'è una lampada sopra. C'è una lampada e basta, non c'è altro. Quando finisce? Io credo che siamo vicini ormai, raga. Cioè, sono più di 2 ore che non stanno a giocare ormai. Brucia Delphi, aspira. Ma che aspira? Brucia sta merda. Questo mi pare bello finto come fuoco, onestamente. Mi pare una bella cosa in CGI. Beh, pure a voi pare finto sto fuoco, eh. Mezz'ora fa sta per. Vabbè, mano a mano stiamo andando avanti. Ormai penso che siamo veramente alla fine, raga. Abbiamo scoperto le cose, abbiamo bruciato tutta la casa, abbiamo ucciso il tizio. Cioè, più di così che si può fare? Mo diventeremo tipo dei fuggitivi. Non lo so. Abbiamo ancora l'accendino. Lancia, ottieni. Tengo per ricordarmi di questo giorno. Ah, le amichette. Sì, amici per la vita. I suoi nemici bruciano. Sua madre riposa in pace. Perso nel fumo, il suo mentore scompare. Erika scivola via nella notte. Trofeo che si aggiunge alla collezione. Sì, secondo me concordo con Simo. Secondo trofeo, rigiocarsi sto gioco con tutte le scelte deve essere un bel calcio nelle palle incredibile. Terzo trofeo, niente male. Vabbè, quarto trofeo, magari ci dà tutto. Pensate se mi dà tutti i trofei e faccio il platino. Oh, aspetta. Stiamo a tipo 6-7 trofei. Eroina. Ma se vi volete boostare, tipo, se a qualcuno interessa di boostarsi i trofei, raga, è la cosa migliore dell'universo. Due argento ci ha dato. Il platino. Non la miglior cosa, ma possiamo andare avanti? No, possiamo skippare sta cosa. Ah, sì. E finisce così? Film da Oscar. Ah, finito. Ora sono curioso di sapere cosa succedeva se aspiravi. No, raga, io non muori già questo coso, eh. Chiedetelo a qualcuno. Di giocarvelo. E di chiedete, che ne so, al Fazzone di giocarlo, ma ditegli tutte le scelte di farle opposte alle mie. E così vi vedete le altre cose. Perché io rigiocarlo, onestamente, non me va di vedermi 2 ore di nuovo di film. Non ci stanno i capitoli. Bisogna ricominciare tutto da capo se uno vuole fare la roba. Quindi vabbè, ha fatto il suo, raga. E i trofei, guarda, qualcosina ci ha dato. 15% dei trofei. Oh, 3 argento, 4 bronzo. Cerca su YouTube gli altri finali. Dite che ci potrebbero stare. Vediamo. Ci stanno. Un'occhiatina così per capire. Te la darei. Allora.
Tu. Allora, com'è che si chiama? Erika PS4 finali. Prigioniera. Che vuol dire che posso finire prigioniera? Ending 5. Rifiutare il rituale dopo aver ucciso tutti gli altri. What? Ma non mi va di vederli tutti, onestamente. Famiglia felice, settimo coso, ne stanno un botto. No, non mi va. Onestamente non mi va per un cazzo. Però, cioè, ripeto, comunque costa 10 euro. Se lo volete provare, lo trovate là. Magari vi potete fare delle scelte diverse rispetto a quelle che ho fatto io. L'idea di base è figa. A giocarlo l'ho trovato veramente figo. E il fatto di poter interagire con il dito e che proprio le cose che tu facevi a mano succedevano era figo. Vabbè, il film è quello che è, cioè. Però è carino. Ma secondo me hai fatto il finale migliore per la protagonista. Possibile, alla fine lei si è liberata di questi incubi che faceva. Sembrerebbe ha scoperto che la madre, a quanto pare, alla fine è morta. Cioè, quello là. Il padre pure è stato assassinato, ha scoperto chi è stato ad averlo ucciso. Si è fatta delle amiche. Boh, cioè diciamo che non è andata male come cosa. Poteva andare meglio. Però vabbè, una cosa... Un'esperienza interattiva carina, devo dire. Veramente, veramente. Voto? Ah, a livello di... ho detto, secondo me a livello di... l'interattività che hai è figo. Molto più limitato da quello che pensassi. Ti direi comunque l'idea di base dell'interattività che hai con il dito, fighissima, 10, cioè. Come poi la sfruttano, quanto la sfruttano, non lo so, un 6, non te lo saprei dire benissimo. La trama in sé, onestamente, cioè, per dire, Detroit come trama è molto più bella, è un altro livello. Però comunque è un indie, se non sbaglio, questo qua. In ogni caso, un giochetto molto piccolo, strutturato semplicemente per farti vedere questa roba del giocarci col telefono o comunque col touchpad. Quindi, sotto quell'aspetto sono riusciti. Però poi il gioco in sé ne è tutta sta cosa. Però un'esperienza comunque da fare, insomma. Magari poi nei prossimi anni ne usciranno altri. Può essere qualcosa di carino, goloso, interessante. Comunque, raga, io vi saluto, vi ho sto mollu, salutatemelo. Divertitevi, noi ci rivediamo domani mattina in stream. Beh, un altro budget pure per Detroit, assolutamente sì. Noi ci rivediamo domani mattina in stream. Ci rivediamo domani mattina in stream. Poi, sabato pomeriggio non ci vediamo, come al solito. Domenica pure non ci vediamo e ci rivediamo lunedì. Quindi domattina in stream e poi ci rivediamo comunque di nuovo lunedì. Un bacetto, raga, divertitevi. Vi ho sto Fabio Mollura. E noi ci vediamo tra le stelle. Scatush!